appunto è un metodo proteomico che ci permette di, che noi abbiamo messo a punto per l'identificazione e la quantificazione delle fibre animali. Allora, il settore tessile, in particolare il mercato dei tessuti di alta qualità, richiede l'utilizzo e l'applicazione di metodologie analitiche in grado di determinare con sicurezza e precisione la composizione di un tessuto e di un manufatto tessile, di un prodotto tessile in generale, per garantire proprio che non avvengano, non ci siano falsificazioni, soprattutto quando fibre meno costose come la lana o lo yak vengono mescolate a fibre invece più costose come può essere il cashmere. Questa identificazione viene fatta attualmente con tradizionali metodi microscopici, quindi microscopia ottica ed elettronica. Rapidamente, la microscopia ottica va ad analizzare, identificare le fibre sulla base della loro morfologia esterna ed interna, quindi ad esempio il profilo della fibra, la scaglia, il numero e la forma della scaglia, la loro disposizione, parametri come la pigmentazione, quindi la presenza e la distribuzione del pigmento, oppure la presenza e la forma del midollo. Allo stesso modo, anche la microscopia elettronica analizza le caratteristiche morfologiche di superficie con un vantaggio in più. Possiamo vedere la fibra in tre dimensioni, possiamo andare a più elevati ingrandimenti, elevate profondità di campo, elevati insomma, abbiamo una visione della fibra molto migliore, che ci permette di andare anche a misurare parametri come il diametro della fibra e lo spessore della scaglia, fondamentali per una perfetta identificazione delle fibre. Queste tecniche però si basano appunto su quelle che sono le caratteristiche morfologiche. E come sappiamo, alcune fibre hanno caratteristiche morfologiche simili, molto simili, come può essere per esempio il cashmere e lo yak. E oltretutto queste caratteristiche morfologiche possono essere modificate da alcuni trattamenti chimici e fisici che il processo tessile fa, insomma, e quindi diventa difficile anche per un operatore molto molto esperto poter andare a identificare in maniera corretta le fibre. Quindi sono metodi utilissimi, validissimi, ancora oggi ovviamente utilizzati, che però sono fortemente dipendenti dall'esperienza dell'operatore e da questi trattamenti che le fibre possono subire. Da questo è nato il nostro nuovo metodo, il metodo proteomico, che è un metodo del tutto oggettivo, quindi svincolato da questi due aspetti. È nato da una collaborazione del CNR con l'Università di Parma, in particolare il Dipartimento di Scienze degli Alimenti, grazie a un finanziamento a partire dal 2011-2012 del CCMI. È continuato grazie a un finanziamento e soprattutto al, diciamo così, al finanziamento di questo consorzio di 12 aziende italiane, che ci ha permesso di acquistare la strumentazione piuttosto costosa, che vedete qua rappresentata, è un cromatografo liquido accoppiato a uno spettrometro di massa, con cui noi abbiamo messo a punto il metodo, validato il metodo e attualmente svolgiamo analisi conto terzi. Qui ho semplicemente riportato alcuni esempi di pubblicazioni, presentazioni a congressi dei risultati che questa ricerca ha portato. Ma il risultato di cui andiamo più fieri è innanzitutto una norma interna, quindi abbiamo redatto nel 2014 una norma interna al nostro istituto con cui svolgiamo l'analisi quantitativa di peli animali con questo metodo. E questa norma adesso è finalmente alla fase finale, al final vote, per diventare norma ISO. Quindi si spera, questo almeno ci hanno garantito, che nei primi mesi del 2018 diventerà una norma standard, verrà pubblicata con il numero 20.418 parte 1. Nel 2014-2016 ci siamo spinti un po' oltre, grazie al finanziamento della Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto MATEX, abbiamo voluto provare ad applicare questo metodo anche all'identificazione dei camelidi. Quindi andare a individuare con due obiettivi fondamentalmente: l'individuazione di marker specifici
per i camelidi e la valutazione anche in questo caso di effetti, che gli effetti, eventuali influenze di trattamenti chimico-fisici sulla fibra e sulla, quindi di conseguenza sull'analisi. Qual è il principio del metodo? Allora, il metodo si basa sull'utilizzo di marker molecolari di specie, diciamo determinati per ogni singola specie. I marker molecolari non sono altro che molecole legate univocamente a una determinata specie e che quindi si ritrovano lungo tutta la catena di produzione, quindi dall'animale, quindi dalla fibra presente sull'animale, fino al prodotto finito. E qui ho riportato semplicemente così due esempi. Marker molecolare per il cashmere è presente solamente nel cashmere e non nelle altre specie. Uno per lo yak è presente solo nello yak e non nelle altre specie. Qualora ovviamente le due fibre fossero presenti contemporaneamente in un prodotto finito come può essere un maglioncino, io avrò entrambi i marker presenti contemporaneamente. Marker molecolare più abbondante è il DNA, ma altre molecole possono essere utilizzate come marker molecolari e sono le proteine e di conseguenza i peptidi, che non sono altro che piccoli frammenti derivati dalle proteine stesse per digestione enzimatica. Qual è il vantaggio di utilizzare i peptidi? Innanzitutto sono più abbondanti del DNA. Inoltre è molto più facile analizzarli con una cromatografia liquida accoppiata a una spettrometria di massa in modo molto specifico anche in miscele molto complesse. E infine la determinazione quantitativa è molto accurata e precisa. Perché è stato possibile applicare questo metodo alle fibre animali? Perché le fibre animali sono costituite fondamentalmente da proteina, cioè da cheratina, che è una proteina ad elevato contenuto di zolfo e che però presenta, è simile in tutte le fibre animali, ma non è identica. Quindi ci sono delle piccole varianti, delle varianti aminoacidiche, che mi permettono di poter distinguere la proteina derivante dal cashmere da quella derivata dalla lana o dallo yak. Quindi queste piccole varianti mi danno una variazione anche nel peso molecolare di questi frammenti che possono essere analizzati facilmente quindi in spettrometria di massa e possono di conseguenza essere usati come marker molecolari. In cosa consiste il metodo? Il metodo consiste in un'estrazione proteica, quindi estrarre la proteina dal materiale tessile. Questa proteina viene sottoposta a digestione enzimatica con tripsina, quindi viene frammentata, viene tagliata in piccoli frammenti, la miscela che si ottiene viene inserita nello strumento che vi ho fatto prima vedere in foto e dallo strumento io otterrò l'identificazione dei peptidi che mi permetteranno poi la quantificazione della percentuale di fibra all'interno del mio materiale. Quello che è stato fatto qualche anno fa è stato individuare diversi marker molecolari per ogni singola specie, in particolare due per lo yak, due per la lana e due per il cashmere e due comuni a lana cashmere. Questi marker, queste molecole sono state poi accoppiate in base a loro determinate caratteristiche, quindi peso molecolare e tempo di retenzione, per costruire una formula matematica che mi consente di ottenere la percentuale di fibra, ovviamente percentuale in peso. Giusto per rendervi un po' l'idea, ho presentato tre cromatogrammi, che sono appunto quello che esce quello che noi vediamo all'uscita dallo strumento, di un puro yak, pura lana e puro cashmere. Nella prima immagine ci sono i marker molecolari dello yak e vedete che sono presenti solo qui, mentre nelle altre due fibre non ci sono. Idem per il cashmere. Cashmere 2 e cashmere 1 sono specifici per il cashmere, non li ritroviamo in lana e yak, mentre i comuni tra lana e cashmere sono presenti in entrambi i cromatogrammi. Stesso discorso vale per i marker della lana, vedete SHIP1 e SHIP2 sono presenti solo nella lana, mentre mancano in cashmere e yak.
Ovviamente dopo aver individuato i marker, questi devono essere, sono stati validati sia dal punto di vista qualitativo, quindi andando ad analizzare materie prime, per esempio provenienti da diverse parti del mondo, oltre alle materie prime sono stati analizzati poi materiali in diversi stadi di lavorazione, quindi filati, tessuti, prodotti finiti, e che avevano quindi anche subito trattamenti diversi. Abbiamo verificato che questi marker effettivamente erano validi, cioè io li ritrovavo comunque. Dopodiché abbiamo fatto una validazione quantitativa, quindi preparando delle miste a concentrazione nota e andando a verificare se le percentuali che lo strumento ci forniva fossero corrispondenti a quelle dichiarate, quindi quelle che noi conoscevamo, e in effetti ha dato ottimi risultati. E dopodiché abbiamo provato ad applicare anche l'analisi quantitativa a prodotti di diversa tipologia, dalle fibre ai filati, ai tessuti, e anche che avevano subito diversi trattamenti. Quindi materiali tinti, materiali depigmentati, sbiancati e addirittura che avevano subito diversi finissaggi. Infine abbiamo testato la riproducibilità del metodo, che è fondamentale, cioè io devo avere la stessa risposta sempre, e lo abbiamo fatto su un prodotto a concentrazione, diciamo, incognito, composizione incognita. E abbiamo ripetuto questa analisi per 6 volte dall'inizio alla fine con ottimi risultati, quindi deviazioni standard molto molto basse. Quindi abbiamo ottenuto in conclusione un metodo che era 100% sensibile, specifico, che aveva performance allo stesso livello e delle volte anche superiori al risultato che davano le analisi SEM su campioni misti, cashmere lana, cashmere yak e lana yak, e abbiamo visto che trattamenti diversi, quindi diversi trattamenti chimico-fisici che i materiali potevano aver subito, non influenzano in alcun modo questo metodo, e nemmeno la presenza di altre fibre. Cioè, se io avessi un materiale mista con una fibra animale mista con cotone, poliamide, seta, questo non mi influenza assolutamente la mia analisi. Quindi questo metodo è a tutti gli effetti un metodo oggettivo, riproducibile, ripetibile e accurato. A questo punto ci siamo spinti oltre, abbiamo detto proviamo a applicare questo metodo anche per altre fibre, che sono le fibre dei camelidi, che è un altro diciamo così, punto di grande interesse per il settore tessile, perché anche i camelidi non sono facili da identificare in microscopia elettronica. Il cammello lo si vede molto bene, camelidi intesi come cammello e camelidi sudamericani. Il cammello lo si vede molto bene, i camelidi sudamericani creano qualche problema in più. Allora abbiamo detto proviamo a applicare questo metodo anche a questo settore. E la ricerca è stata divisa in 2 step. Il primo ha puntato l'attenzione sull'identificazione di marker specifici per un camelide generico contro i bovidi, quindi contro lana, cashmere e yak. Il secondo step invece si è focalizzato sulla determinazione e l'identificazione di marker che fossero invece più specifici per ogni singolo camelide. Dal primo step abbiamo ottenuto 5 marker generici, specifici per i camelidi, 2 per un generico bovide e 5 invece marker più specifici per ogni singolo bovide. Qui ho riportato anche in questo caso i peptidi, i marker, chiamiamoli così, queste molecole sono presenti, sono 5, 1, 2, 3, 4 e 5 nel cammello. Come vedete non sono presenti lana, cashmere e yak, e questo già ci permette di individuare se in un prodotto c'è comunque una sospetta presenza di cammello. A questo punto abbiamo verificato che questi 5 marker fossero presenti anche negli altri camelidi, e in effetti è così, io li ritrovo anche in alpaca, guanaco, lama e vicuna. Passo successivo è stato andare a individuare quali di questi 5 marker fossero quantitativi, e di questi 5 in effetti ne abbiamo individuati 3,
che potevano essere utilizzati, che possono essere utilizzati per l'analisi quantitativa. Abbiamo individuato un limite di quantificazione, di determinazione che è del 3%, quindi comunque ampiamente all'interno di quelli che sono le percentuali richieste dal settore tessile. E dopodiché, abbiamo ovviamente anche in questo caso costruito una formula matematica che ci permette di ricavare la percentuale in peso. Adesso stiamo lavorando sul secondo step, che è più complicato, perché ovviamente poter individuare marker che differenziano i camelidi tra di loro, essendo della stessa famiglia, diventa molto difficile. Com'è difficile anche la distinzione di cashmere e mohair, quindi stiamo lavorando anche su questo con non poche difficoltà. Comunque, da primi risultati preliminari abbiamo ottenuto 8 specifici marker che discriminano il cammello dai camelidi sudamericani, e questo è già un buon risultato. Stiamo lavorando ovviamente sui passi successivi. Qui ho riportato semplicemente un esempio pratico di applicazione del nostro metodo su campioni che ci sono stati tessuti, quindi materiali finiti, che ci sono stati forniti da una nostra azienda cliente e che avevano all'interno diverse fibre, vedete, hanno una composizione piuttosto complicata. Ho riportato appunto la composizione dichiarata e quella che abbiamo ottenuto con il nostro metodo. Ovviamente noi abbiamo espresso i risultati non come alpaca ma come camelide, perché abbiamo i marker per un generico camelide, quindi non siamo ancora in grado di dire se è alpaca oppure no, però in generale vedete come gli errori siano comunque molto molto bassi per essere in fase preliminare. Quindi noi siamo molto soddisfatti di questo, siamo sicuri che c'è da poter margine per poter migliorare. Finito, quello che rimane da fare ovviamente è semplicemente tra virgolette validare questi marker qualitativamente e quantitativamente, sia contro i bovidi sia contro i camelidi tra di loro, ovviamente andare a vedere se i trattamenti delle fibre possono influenzare questo metodo, ma su questo abbiamo buone possibilità, cioè siamo quasi sicuri che non succederà. E poi più una cosa nostra a livello di ricerca, andare a caratterizzare le sequenze aminoacidiche per un'eventuale pubblicazione. Vi ho annoiato abbastanza, grazie. Quanto tempo ci vuole per avere il risultato di un'analisi fatta con questo metodo? Allora, questo è uno dei tasti dolenti su cui è in programma di lavorare, perché ci vogliono 5 giorni lavorativi. Quindi vuol dire che se mi arriva il campione il venerdì mattina, io posso eseguire una parte di lavoro nel weekend e avere il risultato per il mercoledì, ma se mi arriva il lunedì, i risultati arriveranno il lunedì successivo, quindi dai 5 ai 7 giorni. Sì, che è un tempo in teoria accettabile, io lo accetterei moltissimo. Sì. Oggi purtroppo non è sempre così, perché il mercato del tessile ha esigenze ovviamente un po' diverse, un po' più veloce, quindi teoricamente questo metodo può essere utilizzato per tutte le fibre proteiche, quindi anche per la seta, per esempio. Allora, in teoria sì, vanno testati i marker, quindi bisogna ricominciare il lavoro, sì, da capo. Chiaro, certo, trovare i marker eccetera eccetera. E invece ci sono possibilità di utilizzo anche per le fibre cellulosiche oppure no? No, perché il vetro proteomico è basato esclusivamente sulle proteine, quindi studio della loro struttura, funzione e attività. Chiaro, niente di più. La ringrazio. A lei.